Caro Parenzo, c'è una persona che ti vuole fare un saluto però. Com'è questo saluto? Fagli bene questo saluto a David, faglielo bene. Ciao. Vai. Sì, ciao David, signora. Lo vuole Moloni. Oh mamma mia. La signora Sabrina, la signora è venuta qui per il Festival Fruttariano. Sì. Ah, è venuta qui perché c'è il Festival Fruttariano a Milano. Io voglio dire una cosa. Bene. Sabrina, come fai di cognome tu? Ma è giovane sta Sabrina. Sì, c'ha 25 anni, quanto hai? Ciaccotta. Quanto? Sciaccotta, 25. 25 anni, ma 25. Sei fruttariana da quanto tempo, scusa? Sei fruttariana da quanto tempo? Da un anno. Da un anno? Sì, sì. Ma come ti è venuto in mente a 25 anni di diventare fruttariana? Perché non te mangi le cose normali? Cioè la pasta, la carne, le cose che mangiamo tutti noi, almeno il pesce. Vegetariana speravo, cioè, almeno perché vegetariana. Perché fruttariana? Con sto melone davanti, c'hai una banana davanti, un platano, che cos'è? Una pera? Ti sei portata no, tutto sono dietro? Sono stata meglio comunque con l'alimentazione fruttariana, sono guarita anche dell'intolleranza io. Ma chi te l'ha detto? È una cazzata. No, io ce l'avevo su di me. Che intolleranza avevi? Tu intolleranza al cervello alla frutta, hai. Prima non potevo mangiare. Ma c'è l'intolleranza? Dolce, mi faceva gonfiore alla pancia, comunque alle braccia. Mi scende. E invece con l'alimentazione fruttariana. Ma è stata da un medico, sì, signora mia? Al 99%. Ti sei fatta consigliare da un medico, dice Parenzo, o no? No, tutto da solo hai fatto. Autodidatta. Che hai fatto i libri su internet? Prima ero vegana, crudista, e poi da vegana crudista ho conosciuto a Max. Mio cugino, che è un manager importante, attualmente all'ascolto, non posso dire il cognome, dirò solo dice, il nome, Gabriele, sì. Mi scrive questa numero uno assoluta. Mio lei. Comunque, Gino Gabriele, di cui non posso fare il cognome perché è un importante della Sicilia. Ha portato l'umelone, questa qua è venuta qua per il Festival Fruttariano, dammi sto melone. Allora io dico una cosa, Lupiro, come ti è venuto in mente di diventare, aspetta dopo me li dai tutta questa roba, perché sei diventata fruttariana? Sei una ragazza così giovane eccetera, io mi preoccupo, mia figlia se mi dice che diventa fruttariana, io mi butto sul naviglio, se mia figlia a un certo punto arriva e mi dice, perché? Io voglio diventare fruttariana, perché significa che ho sbagliato tutto, ma tu ti butti nel naviglio per questo, voglio fare la puttana in un call center, va benissimo, fai la puttana in un call center a ricevere telefonate. Se dice divento fruttariana, sì, qualcosa nel cervello non funziona, amica mia. Dai, uno a 25 anni perché devi diventare fruttariana? Ma anche nel tuo cervello qualcosa non funziona. Io non lo so, è meglio molto. Se mi dice guarda, ho deciso di fare la prostituta, dice vabbè. Mi auguro di no. Ma non lo so, magari lo decide, spero di no anch'io. Però magari è un lavoro come un altro. Però se uno dice sono diventato fruttariano, mi preoccupo per il cervello. Cioè, perché sei diventato? Che cosa è che ti dà di più il fruttarianesimo? Perché a te ti preoccupa? Amica mia, adesso questa voce qua effettivamente mi mette in imbarazzo questa voce, perché a te ti preoccupa? Ma ha detto 30 anni di differenza. Perché ti preoccupa? Ragazzi, perché? Ma no, ma perché dai una ragazza? Voglio sapere io da te. Ma no, mi preoccupa, perché uno deve diventare fruttariano? Perché non te mangi una bistecca? Ma perché io sto meglio comunque di salute, perché devo cambiare? Se io starei più male, se io fossi stessi più male, capito? Vabbè, uguale. Ritornerei vegana, per etico. Ma perché comunque sei per etico? Per etico? Che vuol dire per etico? Per motivi etici, per etico, allora, cioè, prima, gli animali non si devono ammazzare. Vegana, mi sembra il servizio di ieri di Enrico Poi Lucci. Comunque, per salute, diventata fruttariana. Io ho capito. Perché avevo molte intolleranze che non mi passavano. Questo l'abbiamo poi già detto, ma gli animali non si possono ammazzare secondo te, no? No, gli animali no. E motivi etici, tu come mia figlia, gli animali no. Hai visto pure tua figlia. Gli animali no, motivi etici sei diventata vegana. Cioè gli animali non si toccano. No. Poi anche come sei diventato. Perché comunque loro non vogliono vivere, loro vogliono vivere come noi. Dici, vogliono vivere certo. Come noi. Perché adesso una mucca già prima comunque che l'ammazzano, giusto? Sì, che fa? E ci comunque loro fanno dei passi indietro. In che senso fanno dei passi? Beh, sicuro, scappano, certo, sì, urlano e loro non vogliono essere toccati. Lo so, ma io me ne fotto e mangio lo stesso la carne. Cioè, lo so, che devi fare? Non mi convincerai. Però io ti ho fatto venire qua semplicemente per ripetere a David questa cosa qua. David, ma lo io devi comunque dire, ci prova. Lo devi dire bene. David, lo vuoi l'umilun? Però ripetilo bene, forte. Vai, ripetilo. Vai. David, lo vuole Moloni. E dimmelo a me anche, dillo a me. Sanit, lo vuole Moloni. Eccolo qua, cara. Voglio la ficodigna. No, voglio la carne. Io te la do lo stesso. Voglio la bistecca. Ci sentiamo dopo. Ciao.